Market Star, il nostro appuntamento mensile sulle fonti TV per fare il punto della situazione dell'ultimo mese. Peraltro, la puntata di oggi, insomma, si inserisce anche in un contesto ben più ampio con un bilancio dell'anno, perché dobbiamo tirare un po' le somme di questo ultimo mese del 2020. E come sempre parliamo con Sara Silano, Morningstar Italy. Sara, bentrovata, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, Sara, direi di partire proprio da qui, nel senso che il nostro bilancio oggi ci porta inevitabilmente anche a fare un po' ad aprire un po' un orizzonte temporale più ampio. Siamo alla fine di questo 2020, con tutto quello che ha portato con sé, possiamo cominciare a fare un primo bilancio dei mercati azionari? Possiamo iniziare a farlo, sicuramente delle linee si sono già delineate. E la prima è che è un bilancio a luce d'ombre, ci sono delle grandi dispersioni tra i rendimenti nelle diverse aree geografiche se guardiamo appunto agli 11 mesi. Spicca sicuramente l'azionario cinese con un rialzo superiore al 20% in euro a fine novembre. Dalla Cina, lo sappiamo, è partita la pandemia, ma con la fine del lockdown c'è stata anche una ripresa e la borsa ne ha beneficiato, trainando tutta l'area dell'Asia Pacifico. Bene anche Wall Street e in generale i mercati emergenti, tutti con il segno più, stiamo parlando sempre di performance in euro. Il vecchio continente, lo vediamo anche in questo grafico, è rimasto indietro. A fine novembre l'indice Morningstar europeo è ancora in territorio negativo di circa il 6,5% e l'Italia fa peggio del resto d'Europa con un ribasso superiore al 7%. Sicuramente i dati incoraggianti sul vaccino ci fanno vedere un po' di luce in fondo al tunnel, ma la situazione economica, oltre a quella sanitaria, chiaramente in Europa resta preoccupante. E inoltre ci sono poi i negoziati per Brexit, un tema che sicuramente non possiamo lasciare in secondo piano. Sicuramente sono in pochi a credere che non si troverà alcuna forma di accordo, ma anche pochi quelli che ritengono che l'accordo sarà completo, visto anche come stanno procedendo i negoziati. Quindi c'è una serie di incertezze che sicuramente non giovano a favore dell'Europa in questo momento. No, infatti, questo lo diciamo spesso, insomma, c'è questa differente view, no, tra i mercati di oltreoceano e quelli di casa nostra. Allora, proprio parlando dell'America a questo punto, visto che abbiamo messo in relazione i mercati europei con altri mercati, parliamo del mese di novembre, più che altro perché nella scorsa puntata di Market Sara avevamo commentato a caldo, era proprio il giorno dopo, le elezioni americane. Chiaramente con tutte le incertezze che ancora quel giorno c'erano, perché ricordiamo che non abbiamo saputo subito, no? La mattina era ancora tutto in pending, quindi si stava ancora facendo la conta dei voti. Ecco, visto che invece adesso possiamo fare un bilancio, riprendiamo questa parola più effettivo, come sono andati i mercati americani? Sì, abbiamo finalmente avuto l'esito delle elezioni presidenziali statunitensi e quindi questo ha tolto incertezza. Sono state elezioni dove appunto abbiamo visto contestazioni, Trump che non voleva in qualche modo accettare questa sconfitta, però ora il processo insomma di transizione è cominciato. Trump ha garantito l'accesso a svariati uffici federali al team del presidente eletto Joe Biden, che quindi sta lavorando alla sua squadra, dove comunque ci fa piacere, dobbiamo anche dirlo, vedere che c'è una particolare attenzione verso le donne e quindi anche in posti chiave. Ma cosa ancora più importante, probabilmente in questo mese di novembre abbiamo visto dei dati incoraggianti sul vaccino per combattere il Covid-19 e tutto questo sicuramente ha innescato un rally del mercato azionario che ci sembra quasi particolare. Per noi novembre è stato un mese di nuove restrizioni, di lockdown, di zone rosse e quant'altro, eppure le borse hanno corso e anche Wall Street ha corso. L'indice Dow Jones ha superato per la prima volta quota 30.000 punti, l'indice S&P 500 ha aggiornato il massimo storico e su questo, siccome tanto si è detto, però un tema anche interessante è il tema Tesla, questa società
età che ha aggiornato ancora i suoi massimi storici, che non è ancora nell'S&P 500, è stato un tema molto dibattuto in questi giorni, che entrerà dal prossimo 21 dicembre, ormai è diventata una società molto pesante comunque all'interno del mercato azionario statunitense. In ogni caso è importante dire che abbiamo assistito in generale e anche a Wall Street ancora ad un mese di rally significativo. Assolutamente sì, il rally che continua a manifestarsi, ma poi ci porta anche direttamente a quello che dicevi prima, Sara, cioè della differenza proprio, no? Di view rispetto al mercato americano. Allora, abbiamo parlato dell'azionario americano, direi di buttarci sul mercato obbligazionario sempre americano e capire quali sono i fattori da guardare con maggiore attenzione. I tre fattori fondamentali per soprattutto un investitore in euro che vuole, quindi un investitore europeo che vuole puntare sul mercato obbligazionario statunitense, sono le mosse della Federal Reserve, la banca centrale, le politiche fiscali dell'amministrazione Biden e comunque anche il rapporto di cambio tra euro-dollaro, dato che comunque noi siamo investitori europei, quindi dobbiamo mettere in conto anche il rischio di cambio. Dopo la prima ondata, l'economia statunitense sicuramente ha mostrato una resilienza, c'è stato un drastico calo nel secondo trimestre del prodotto interno lordo, ma poi una ripresa nei mesi successivi. Sicuramente ci sarà un declino, il Fondo Monetario Internazionale parla per il 2020 di un declino del 4,3% e poi però un recupero l'anno successivo superiore al 3%, con previsioni che secondo i nostri analisti sono ancora più ottimiste. Comunque abbiamo visto una ripresa, una diminuzione del tasso di disoccupazione negli Stati Uniti, comunque rimane alto, però è diminuito. La Banca Centrale Americana, ecco qua, primo fattore, è intervenuta tempestivamente quando è scoppiata la pandemia. Abbiamo visto i suoi enormi sforzi per evitare in qualche modo che l'economia collassasse. La politica monetaria da sola non è sufficiente. Le politiche fiscali le vedremo. Il Tesoro americano comunque ha stimato un deficit di oltre 3 mila miliardi di dollari, quindi pari al 15% del PIL nel 2020 e comunque un'intenzione di intensificare gli sforzi per supportare l'economia. E quindi da questo punto di vista che cosa dobbiamo aspettarci? Sicuramente i ritorni, i rendimenti dei treasury dovrebbero salire, la curva dei rendimenti dovrebbe diventare più ripida, però teniamo conto che i rendimenti sui titoli di Stato negli Stati Uniti come nel resto del mondo rimarranno probabilmente bassi nei prossimi anni. Un tempo eravamo abituati a avere i titoli di Stato come strumento di conservazione del capitale, ma anche di crescita. Ora sono effettivamente uno strumento di conservazione più che di crescita. Ok, allora Sara, mentre io ho aperto un nuovo grafico, la prossima domanda è questa: vediamo l'andamento dei principali indici Morningstar azionari a novembre 2020. Con questo però torniamo in Europa. Mi piacerebbe capire chi ha vinto il rally di novembre in Europa. Si può decretare un vincitore? Sì, Piazza Affari è stata la migliore, può sembrare appunto Esatto. particolare. Abbiamo detto che da inizio anno ha fatto peggio dell'Europa, in realtà appunto a novembre è stata la migliore, salendo di oltre 20 punti percentuali. Comunque il vecchio continente ha registrato un più 14% e lo vediamo proprio nel grafico. Che cosa hanno festeggiato i listini? La notizia dei primi vaccini hanno sicuramente dato un impulso al mercato e focalizzandoci poi sui titoli a maggior capitalizzazione del mercato in Europa, notiamo come ci sia stata una reazione positiva di quelli maggiormente legati al ciclo economico, energia, finanza, beni di consumo ciclici. E proprio quando parliamo di finanza capiamo anche perché appunto il listino italiano è andato bene. In assoluto gli energetici sono stati i migliori, bene anche il comparto auto e il comparto retail. Sicuramente appunto probabilmente gli investitori hanno cominciato a ragionare
lavorare su anche una possibilità di un ritorno alla normalità, che significa possibilità di spostamenti, ma anche di fare acquisti, di tornare appunto a consumare non solo attraverso le piattaforme di shopping online. Quindi questo è stato, diciamo, se vogliamo identificare un vincitore europeo a livello di listino Piazza Affari, se vogliamo identificare dei settori energetici, ma anche finanziari e beni di consumo. Allora, Sara, visto che stiamo parlando peraltro dell'Italia e del rally di Piazza Affari di novembre, che è stato appunto la piazza migliore, volevo andare a vedere con te il tasso mensile di disoccupazione italiano, giusto così, naturalmente per stare sull'attualità, ma anche perché ci inseriamo contestualmente in casa nostra, per così dire. Allora, è in aumento rispetto al dato precedente, alla rilevazione precedente, siamo a 9,8% rispetto al 9,7%. Però, insomma, la buona notizia è che gli analisti avevano previsto un aumento ancora più importante, anche se poi siamo lì, insomma. Vabbè, chiaramente questa è l'economia reale che comincia a far sentire gli effetti del Covid, lo sappiamo molto bene, è inutile nascondersi il fatto che ci siano ancora in atto oggi tutte le restrizioni, peraltro che vedono le chiusure, cioè ci sono settori che sono chiusi praticamente da un anno, salvo piccole parentesi qua e là, e quindi è inevitabile che dati come quello del tasso di disoccupazione saranno sempre peggiori. Ecco. Assolutamente, teniamo anche conto che veramente c'è uno scollamento tra quello che è l'andamento dei mercati finanziari e quello che è l'andamento dell'economia, non solo in Italia, ma anche in molte altre regioni del mondo. Per cui questo è sicuramente un dato che deve far riflettere. Quando noi parliamo di rendimenti azionari, non stiamo dicendo che l'economia va bene, proprio perché diciamo in qualche modo i mercati finanziari oggi beneficiano della grande quantità di liquidità immessa nel sistema dalle banche centrali, ma Certo. quindi non è un fatto legato a un buon andamento economico. Assolutamente. Allora, beh, infatti, di questo scollamento parliamo sempre. Allora, però cerchiamo di analizzare anche le buone notizie che potranno prima o poi rendere più evidente il miglioramento, mettiamola così. La corsa al vaccino, secondo gli analisti di Morningstar, quali sono le conseguenze in borsa? Ritorniamo sui mercati, ovviamente. Sappiamo tutti che l'unica possibilità per scrivere davvero la parola fine a questo periodo nero è di trovare un vaccino efficace e disponibile a larga parte della popolazione. Non dimentichiamoci che anche questo aspetto della disponibilità, della possibilità di vaccinare larga parte della popolazione è fondamentale. Raramente, in effetti, abbiamo visto tutta questa attenzione nella comunità scientifica internazionale sui mercati, sulla ricerca di un vaccino e sulla possibilità di trovarlo in tempi rapidi. In generale, la prospettiva di un'imminente probabilità, comunque sono state già avanzate delle richieste di autorizzazione e quant'altro, dovrebbe far tornare alla normalità diversi settori economici. Pensiamo appunto al trasporto aereo, l'industria alberghiera, al settore immobiliare, anche quello energetico. Poi, se andiamo a vedere invece specificatamente alla corsa al vaccino, il settore farmaceutico e quello biotecnologico sono quelli direttamente interessati. In questo momento, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci sono una trentina di vaccini che sono arrivati alla cosiddetta fase 3, quella in cui il farmaco viene testato sugli esseri umani, e mentre ce n'è ancora un centinaio che non è arrivato. Negli USA, gli analisti di Morningstar sono sempre più ottimisti sul fatto che in qualche modo la maggior parte dei vaccini in fase di sviluppo avanzato soddisferà le linee guida dell'autorità farmaceutica, diciamo, americana, e quindi l'approvazione non è così lontana. Secondo Morningstar, la maggior parte degli adulti statunitensi potrebbe già essere vaccinata nella prima metà del 2021, e qui siamo sempre alle previsioni. Per quanto riguarda l'Europa, ugualmente l'EMA, l'autorità, l'agenzia appunto europea, sta esaminando in questi giorni anch'essa i dati sui vaccini, anche qua c'è un processo di controllo, eccetera. I tempi
tempi dati dalla Commissione europea potrebbero essere quelli di appunto la primavera, e sicuramente si stanno facendo degli accordi con le società farmaceutiche a livello di Unione europea per distribuire questi vaccini. Quindi dovremo però ancora probabilmente aspettare qualche mese. Ottimo, allora adesso per chiudere la prima parte del nostro market view parliamo di fondi. Se guardiamo ai flussi verso i fondi, come è andato l'ultimo mese? Poi di seguito, Sara, così almeno due domande in una che ci portano sempre sullo stesso argomento, ti chiedo anche rispetto all'analisi che avete pubblicato recentemente verso, cioè sui fondi multifattoriali. Mi piacerebbe capire che cos'è successo perché mi pare di aver visto che hanno perso un po' di popolarità, quindi capire come mai il trend è cambiato, insomma, nell'ultimo periodo. Sì, l'industria dei fondi sembra essersi be ripresa bene dopo la prima ondata pandemica. A ottobre la raccolta netta è stata di quasi 42 miliardi di euro in tutta Europa ed è stata elevata la domanda di fondi obbligazionari prima ancora che azionari. Interessante notare da questo punto di vista, lo vediamo anche in questa tabella, che tra le categorie comunque interessate dagli acquisti ci sono stati gli obbligazionari in valuta cinese. Oltre a livello azionario alle categorie degli azionari USA e azionari internazionali e poi settore ecologia. Quest'ultima è interessante perché ci dice che il tema ambientale quest'anno è davvero stato molto popolare. Consideriamo che in questa categoria sono inclusi quei fondi che investono in efficienza energetica, pulizia delle acque, riciclo dei rifiuti, tutti questi tipi di industrie, insomma, per un ambiente e un'economia più green. Brevemente per quanto riguarda i fondi fattoriali, multifattoriali, è vero, probabilmente si è raggiunta una fase di maturità o comunque il numero di prodotti, di lanci è diminuito, le performance non dobbiamo nascondercelo, in molti casi hanno deluso e quindi rimangono di fatto dei fondi di nicchia, mentre si pensava degli sviluppi potenzialmente maggiori sul mercato proprio per la caratteristica loro di andare a cercare di catturare dei fattori che potrebbero dare potenzialmente dei rischi, dei rendimenti maggiori. Quindi dobbiamo probabilmente attenderci da questo punto di vista un ripensamento, se non comunque una maturità di questo settore o il fatto che sarà destinato comunque a rimanere di nicchia nell'ambito dell'ampia offerta Intanto di fondi. arrivano anche dei commenti rispetto all'economia reale, leggo quello di Raffaele ad esempio, buongiorno Manuela, mia opinione, se non viene liberato completamente il settore svago e obbligo mascherine difficilmente vedremo boom economico, anche freno al contante non fa bene. Vabbè, si devono sbloccare tante cose, certo, perché finché non torneremo alla presunta normalità, semmai torneremo a quella normalità a cui eravamo abituati, sarà impossibile pensare di riprenderci realmente, no? Cioè ci vogliono tanti, tanti passaggi. Qui vengono citati solo alcuni settori, però chiaramente in senso assoluto il punto è questo, no, Sara? Assolutamente, è quello che dicevamo prima, c'è un'economia reale che deve rimettersi in moto. Noi con il lockdown tutto si è fermato immediatamente, ma la ripresa con quello che è successo e con il fatto che comunque siamo ancora in piena pandemia, quindi i rischi sono elevati, non possiamo attenderci che come accendere e spegnere una luce, ecco che riaccendiamo le luci e tutto è come prima. Esatto. Allora, seconda parte per andare a conclusione, finanza personale, investimenti sostenibili, un tema che affrontiamo sempre con te. Tra poco daremo anche qualche pillola di finanza personale, abbiamo iniziato a fare anche questo nel nostro appuntamento mensile. Novembre possiamo considerarlo, sarà ormai proprio il mese degli investimenti sostenibili e Morningstar ha lanciato questa nuova metodologia di valutazione dei fondi sostenibili. Spieghiamo come funziona anche ai nostri telespettatori. Sì, brevemente, l'idea è quella di poter valutare i fondi dal punto di vista delle loro strategie, ma anche le società di gestione,
come e in quale misura considerano l'investimento sostenibile e quanto effettivamente le strategie sono sostenibili. Quindi si va a guardare i processi di investimento, il team e le risorse dedicate alla parte di sostenibilità, l'inclusione delle strategie, il fatto che l'asset manager faccia azionariato attivo, quindi cerchi comunque di promuovere presso le aziende in portafoglio dei cambiamenti da questo punto di vista. Diciamo che è un'analisi qualitativa che si affianca a quella quantitativa che sono i globi e che ci permette insomma in qualche modo di capire chi fa sul serio sulla sostenibilità, proprio per dirlo in estrema sintesi. Sì, beh, ma è utile, assolutamente. Io approvo moltissimo perché altrimenti si fa sempre finta, no, di fare le cose. Invece bisogna vedere effettivamente chi fa davvero. Allora, Sara, senti, possiamo salutarci appunto con qualche pillola di finanza personale, come abbiamo già fatto nelle puntate precedenti. Sì, ho pensato in vista del Natale innanzitutto di una pillola e proprio sugli investimenti sostenibili. Può essere un buon momento anche per pensare a un investimento non solo nell'ottica di rischio-rendimento, quello che mi rende di più, ma anche quello che fa del bene all'ambiente e al sociale. E quindi fare attenzione anche nella gestione delle nostre finanze, come ad esempio facciamo attenzione nella raccolta differenziata oppure utilizziamo la bicicletta al posto dell'auto. O altri mezzi poco inquinanti, cerchiamo di eliminare la plastica. Ecco, la prima, oggi abbiamo gli strumenti anche per fare degli investimenti sostenibili e quindi far sì che andiamo a premiare quelle aziende più attente alla sostenibilità o comunque riduciamo il nostro rischio. La seconda velocissima pillola invece forse è più legata ai tempi della volatilità che stiamo vivendo, la crisi del coronavirus, altri episodi di elevata volatilità dei listini ci possono anche far pensare che il gestore attivo, il bravo gestore attivo, quello che sa anche essere contrarian, in queste fasi può fare bene. Quindi abbiamo spesso parlato di un'avanzata delle strategie passive, però ecco, in questo momento di forte volatilità anche la capacità di ricercare i bravi gestori attivi può essere una carta Allora, vincente. ti faccio solo una domanda flash che è arrivata da Carlo. I dati di flussi sui fondi di cui parlavamo prima, Sara, riguardano investitori area euro o globali? Europei, se i Europei. dati sono europei. Quelli che abbiamo dato noi sono europei, perfetto, Sono esatto, così lo europei. ricordiamo. Allora Sara, a parte che stavo notando che siamo vestite uguali, praticamente senza esserci messe d'accordo, e ti dirò di più, peraltro si inserisce nel contesto. No, io non l'ho fatto per questo, però mi hanno fatto notare anche alcuni amici che ci guardano che è perfetto per il periodo natalizio e soprattutto per la neve. Oggi a Milano qualche fiocco di neve sta scendendo, quindi diciamo che siamo stati lungimiranti sia io che te, anche se tu sei a Torino, invece so che a Torino non nevica, no? Non Piove. nevica, aria Va gelida, ma bene, pioggia. va bene, però ci siamo vestite uguali, perfetto, non ci siamo messe d'accordo, ma vuol dire che siamo assolutamente in linea, perché ogni mese ci rivediamo così, insomma, con questa cosa, con un sorriso, diamo appuntamento al prossimo mese, anno nuovo, e quindi cercheremo di capire come davvero possiamo partire per affrontare il nuovo anno, Sara. Quindi ti ringrazio, ringrazio tutti gli analisti di Morningstar Italy e ci rivediamo il prossimo mese. Grazie a voi e un augurio di buone festività a tutti. Grazie, grazie a Sara Silano Morningstar. Allora, tra poco torniamo con altre analisi a confronto con la nostra Trading Week.